lo so, devo fare la barba, lo so. Ma prendiamo allora, gli hub sono inseriti, ok? Togliamo Vedi com'è? Ah, ok, now we're talking seriously. Ok, adesso ho tolto le ridotte e proviamo a salire solamente con gli hub inseriti. Questa è piccolina come salita, ha nevicato, ha coperto un po' il ghiaccio, vediamo come va. Noi che cosa facciamo? Tac! Inserite le ridotte. Ecco che il trattorino parte. Ora io ho messo benzina ieri, mi chiedo come mai mi segna rosso. Probabilmente perché ne ho messa poca. Solamente con gli hub inseriti non ce la fa. Adesso attenzione a questa, Questa è l'entrata, la reception, lì c'è il caffè bar. Quello che voglio fare è dare una panoramica di quanto uno si porta dietro quando hai la macchina, una macchina di questo genere. Molto bello il portapacchi. Se tu vuoi entrare dopo nei parcheggi, io sono 1,80, capito? Praticamente dopo non entri nei parcheggi dei supermercati, non entri, cioè se gli metti i portapacchi non ci passi più. Questa mattina con il questo qua via Graffi ho tolto una parte delle, vedi, devo farlo qua, adesso lo faccio qua, così lo faccio, devo fare e ho tolto di qua, vedi, un pochettino, molto meglio. Anche di lì ho tolto un po' e anche qua ho pulito un pochino, ho pulito anche qua sotto per quello che si poteva fare, sia dalla parte B che dalla parte A. Voglio fare una panoramica della roba che io mi porto dietro nel vano portabagagli. Siccome questo è autocarro, quindi cosa fai? Te lo dividi, no? In una parte fai portavalige e bla bla, non avendo il portapacchi. E poi c'è il vano salottino lounge, no? Anziché tenerla qua, che dopo un po' fa male, e non solo, ma qui il vetro fa passare tutta l'aria, è molto blando, è molto leggero, fa passare tutta l'aria, quindi dopo un po' fa anche male alla spalla. Ho solucionato il problema con uno di questi parasole che lo appoggio di qua, così non entra l'aria, perché e per riposare il braccio lo stacco, e allora ho questo, hai capito? Così faccio il turno, hai capito? Andiamo a vedere la roba che io mi porto. Telo tarp. Acqua che si è congelata. Cassetta multiuso.
elastici. Antifreezer. Olio. Olio. Questo qui è quello del cambio. Vi racconto la storia, ve la racconto. Attenzione. Ah, che freddo. Praticamente dov'ero? Ero in Italia e avevo 1400 km da fare per venire qui in Polonia. E volevo mettere, aggiungere dell'olio perché avevo il cambio che era molto molto duro, no? Ho detto, ma prima che non succeda qualche tragedia è meglio che aggiungo dell'olio, no? Qualora magari chissà ne avessi perso, no? Allora meglio metterle. Facciamo una piccola ricerca e mi fa, ah guarda, vai qua in questa carrozzeria, ci sono 8 ponti, quindi sicuramente un posto lo trovi. Ok, vado nella carrozzeria, carrozzeria strapiena. Proprio mi faccio, guarda, io volevo mettere, sì, puoi tornare la prossima settimana, ma io parto domani mattina. No, non si può, non ce la faccio. Niente, ok, ma dove posso andare? Guarda, vai, sono 15 km, vai in questo posto, probabilmente questo qua sta chiudendo alla fine dell'anno, quindi 2023, vai a vedere lì, te lo dovrebbero fare. Ok, parto, vado fino là. Guarda, bella macchina, però io guarda, non ho l'olio. Tutto libero, non c'era più nessuna macchina perché stava chiudendo, però non aveva l'olio. Guarda, vai però dove fanno i camion, c'è un posto dove fanno i camion proprio sulla curva, bla bla. Ok, parto, vado là. Il proprietario non c'era, mi riceve un altro personaggio che non mi ricordo se era il fratello o chi per lui. In ogni caso mi fa, guarda, per evitare che tu aspetti qua, perché lui adesso è mio fratello o non me lo ricordo più, è andato per vendere un'auto, quindi per evitare che tu aspetti a vuoto, let me call him, fammelo chiamare. Ok, allora chiama. Ah sì, non c'è problema, l'olio ce l'ho. Perfetto, allora aspetto. Shit, il tipo non arriva. A un certo punto, 40 minuti dopo circa, il tipo chiama. Ma che olio gli va nella macchina? È il 7590. Non ce l'ho, non ce l'ho. Digli di andare. Ok, allora sono andato, c'era un negozio poco. Ah no, non ce l'ho, non ce l'ho. Allora gli faccio, fuck, ma allora senti, guarda, lì c'è un benzinaio a 300 metri di distanza, cosa dici? Secondo te se vado là, ho visto che ha anche un ponte, ma perché no, prova. Ok, vado là, non aveva il ponte libero, ma non aveva l'olio. Ok, mi fa, però guarda, vai a vedere nel negozio che c'è poco più avanti, lì lo dovrebbero avere. In effetti vado là, avevano tantissimi prodotti e anche di grande qualità, molto cari. Ok, compro l'olio, torno dove facevano i camion e mi fa... il tipo era occupato, ho aspettato ancora un po' perché non era arrivato, dopodiché arriva, solo che doveva fare una manovra con un camion e quindi ho aspettato. 20 minuti dopo, senti, ho comprato l'olio. Ma io non ho la pompa. Ma puttana, quella miseria. Allora, guarda, però vai lì, questo qui è il carro attrezzi dell'ACI. Ah, ok, perfetto, vado di là. Allora, ci sono diversi tipi di ponti. Uno è a forca e poi ce n'è un altro dove tu sali, no? Sali e dopodiché c'è praticamente fatto così, no? Sali, c'è questa base qua che è quella che poi si alza, questi qua sono semovibili. Solo che quando io l'ho messa lì, gli faccio, ma guarda che questo non va, perché quando si alza si vede già subito che, no, non ti preoccupare, per carità, io sai, questo qui dell'là ci vuoi mica dei lì, no, ok. Però quando l'ho messa sopra e lui cercava di alzare, gli faccio, guarda che non funziona, non va. In effetti, quando la macchina si alzava, le due pedivelle, no? Che cosa facevano? Facevano pressione sulle due ruote e, capito? Le spingevano esternamente.
Ma meno male che il tipo l'ho fermato in tempo. Ma dimmi te che piccio. Well, ok, allora guarda, non ti posso aiutare. Vicino c'era un altro, vicino a questo ponte qua, ce n'era un altro, il ponte, ma purtroppo era occupato e c'era una macchina lì sopra che non la poteva togliere, insomma, a fare il suo. Il mattino dopo chiamo un amico e mi fa, guarda, vai lì dove lui guidava il camion, mi fa, vai lì dove noi portiamo sempre i nostri mezzi e guarda un po' che cosa, se riesci a fartelo. Al mattino, al mattino sono partito, andato in questo altro paesino, 15 km più o meno, 18 km, vado in questo altro paesino. Ah sì, guarda, ho comprato l'olio. Sì, non ti preoccupare, te lo facciamo noi. 10 minuti me l'ha fatto. Questa è la storia di quell'olio. Ma torniamo con le nostre cose. Questa qui, borsa frigo, vuota. Ma la tengo perché se compri qualche cosa. Hai la borsa frigo, se compri qualcosa di congelato, hai la borsa frigo, metti dentro. Qui tutta roba da picnic, macchina del caffè, insomma, bomboletta del gas, capito? Guanti. Questo è quello che ho detto, no? Che tu lo attacchi lì e ti dà questo riparo, hai capito? Ti dà questo riparo, perché se no quando fa freddo, fuck it, ti ritrovi. Cassetta degli attrezzi, corda che chissà se la uso, secchiello con un poncho, qui c'è un altro poncho. Qui uno straccio, qui un tarp e qui uno di quei sunscreen, no? Anche questo qui un altro sunscreen. Questa qua, borsa della Vespa, questo qui per l'evenienza, le emergenze, no? Anti-skid. Emergenza, ma non è che vadano tanto. Borsa, corde. Ginocchiere, questo Cristo che si stacca ogni volta, quindi l'ho tolto. Pissoir, questi sono nuovi, ma li tengo perché così cambio uno, no? Uno lo butto e voilà. Questa è una borsa con della roba che devo eliminare. Ce l'ho qua da 3 mesi. Ma ce la farò. Una scopa per la neve e quant'altro. Straccio che ho usato stamattina e che adesso userò per dargli una pulita ancora di qua. Sacchetto con tutti gli stracci. Sacchetto con tutte le lampadine e qualche altra cosa che ha queste qua piccole ventose e straff. Questi conviene averli, vedi? Cioè, hai capito? Conviene averli. Ora, se tu hai una Logan o un'altra. Mi viene in mente la Logan così, ma no. Se tu hai un'altra macchina, cioè una berlina normale, no? Metti questa o metti una di quelle lì. Dimmi, te la porti tutta questa roba dietro? Ma no che non te la porti, ma neanche ti viene in mente di portarla. Qui un sacchetto con qualche cosa dentro che non me lo ricordo più, cioè uno zaino con qualcosa dentro. Ecco, c'è una veata inca dentro. Ah, ecco, delle Salviette congelate.
una tenda, cavi per la batteria, questi sono quelli che si mettono nelle scarpe, no? Sotto le scarpe per antiscivolo. E guarda, e poi altre menate, c'è l'impossibile. Adesso qua devo liberare un po' di roba, non posso continuare a portarmi tutta questa roba qua dietro. Devo eliminare un po' di cose, tipo questi qua, li uso adesso e poi fuck it, non basta, li tolgo, no? Guarda, questo qui just in case, questo qui che serve, questo qui che serve, questo qui che fa parte di quello e quindi conviene tenerla, questo qui il crick, il multiuso e questo qui il... Questo lo porto in casa. Le tendine. Che me ne faccio di queste tendine? Le ho comprate ma non le uso. Gancio traino. Questo qua serve. Corrosion. Svita. Svita. Woody Forti. Questo Woody Forti serve. Silicone. Ma ho perso il tappuccio. Pulisci vetri. Congelato, borsa, guarda, cioè tu te lo vedi? Dentro una macchina così l'hai già riempita, è finito, ma siccome qua hai spazio tu dici carica in macchina e se tu hai il portapacchi metti nel portapacchi e così. Ho sistemato, adesso questa qua la porto in casa. Quelli, l'acqua me la porto in casa perché tanto qua congela tutto, anche questo è congelato, quello è congelato, quindi no. Questa qua borsa stracci, metti qua in the corner, everything goes in the corner, tutto è sempre in eterno cambiamento, il caos si crea molto facilmente. Però questo qua te lo devi portare, questo te lo devi portare, l'acqua te la devi portare, però tanto adesso è congelata quindi la porto via, l'olio quello te lo devi portare, questo qui faccio sparire tutto, ed eccetera, insomma, vedi, sono tutte cose che alla fine servono, i tarp ti servono, il poncho ti serve. Comunque guarda, è venuto molto bene, anche lì. Con la crema antigraffi, capito? Ho fatto tutta questa parte, qui non sono riuscito a metterlo via, magari questo qua però non sono riuscito, non sono riuscito, anche di qua è venuto via molto bene e prossimamente faccio anche il parafango, hai capito? Questo? Vedi? Ho fatto tutta quella parte, lì è rimasta un po' di pasta, quella lascio per protezione. It's ok, no? Vedi? Testimonia che ho messo la pasta. La tolgo, quella è troppa, dai. Quella è troppa. Va bene un po', però... Guarda. Ci sono delle parti che sono proprio, cioè qua tu quando ti compri la macchina, comprarla o non comprarla? Quando compri la macchina, una delle cose in primis da fare, questa non era crema ma era cacca di qualche uccello. Bastardo. È una delle cose da fare subito è quella di sverniciarla.
Adesso dimmi. Tu vai a comprare la macchina e ti dicono: guarda, la macchina ti costa 25.000 euro, però devi subito spenderne 5.000 o quello che ti costa, non so, per sverniciarla, dargli il trattamento, riverniciarla.